Io però parto dal presupposto che stavolta deve essere una situazione definita e definitiva, anche perché a questo tavolo 15 giorni fa c'erano altri che hanno preso degli impegni, ma non vogliamo entrare a gamba tesa nella campagna elettorale, ma gli impegni, se si assumono, devono essere conseguenziali. In questo periodo la provincia doveva convocarci, non lo ha fatto ancora, può darsi che dopo questa manifestazione qualcuno si svegli, punto. Siamo la società partecipata dell'ASI che gestisce la depurazione delle aree industriali. La crisi di questa società viene un po' da lontano, però si è acuita ultimamente negli ultimi mesi, e nonostante il cambio di dirigenza non è cambiato molto da quella che era la situazione di mesi fa o dico di anni fa. Quindi dopo il fallimento di CGS anche ASIDEP versa in una grave crisi economica, soprattutto per il fatto che ASI, la società che è proprietaria degli impianti, non garantisce un congruo ristoro, un congruo pagamento ad ASIDEP di quello che sono i lavori che ASIDEP fa per conto di ASI. Siamo arrivati negli ultimi mesi a non avere la possibilità di comprare i reagenti che garantisce una corretta depurazione sulle aree industriali. Noi lavoratori non pigliamo lo stipendio da due mesi, quindi siamo fermi al mese di giugno, e la cosa che ci preoccupa di più è che non vediamo un futuro, una prospettiva sia per noi lavoratori ma sia anche per la depurazione. Al momento abbiamo un contratto di fitto con ASIDEP, ha un contratto di fitto con CGS, ma essendo CGS fallito il contratto di fitto resta in essere con la curatela fallimentare. Questo contratto di fitto scade il 31 dicembre. Che cosa succede il 31 dicembre? Come ASI vuole risolvere questo passaggio rispetto a un contratto di fitto che è in scadenza? A chi l'ASI vuole affidare il servizio della depurazione delle aree industriali? Quindi noi diciamo che in questo momento bisogna uscire da qualsiasi equivoco. ASI si deve assumere la responsabilità degli impianti di sua proprietà, e ASI deve garantire non soltanto il pagamento degli stipendi ma anche una corretta depurazione degli impianti di depurazione, comprando i reagenti e smaltendo i fanghi che non ci permettono una corretta depurazione.